Ben ritrovate all'appuntamento del martedì. Questi sono i jelly plate, questo è quello quadrato, questo è quello rotondo. Li trovate su Amazon. Io questo l'ho comprato in America, però ripeto, lo trovate tranquillamente su Amazon e a vari prezzi, varie misure. Sperimentiamo il jelly plate. Questo è quello rotondo e questo è quello quadrato. Procuratevi dei colori acrilici. Aggiungo sulla base poco acrilico. Con il rullo lo spalmo su tutto il jelly plate. Vi faccio vedere su tutti e due, su questo rotondo e su questo. Adesso con dei timbro lo spazio. Bene, usiamo ancora un altro qua, questo fiorellino. Ok, adesso metto un foglio di carta e premo. Dopo aver premuto, qui c'è poco colore e questo è il risultato. Qui c'è più colore. Faccio lo stesso lavoro. Ed ecco il risultato. Si vede molto di più. Quindi se metto poco, mi risulta poco evidente. Senza nulla togliere adesso, aggiungo ancora un po' di colore. Aggiungo verde, sempre con l'acrilico. Da tutte e due le parti, quello rotondo e quello quadrato. Ho usato sempre i timbri e con questo faccio delle leggere righe, ma veramente è solo così per vedere cosa succede. Metto il mio foglio. E voilà, vediamo quello rotondo. Di meno perché si è asciugato. Ho messo un po' di verde e un po' di giallo sul jelly plate. Spalmo, sempre usando il rullo. Il foglio con il foglio premo in modo da prendere tutto il colore e questo è il primo passaggio. Aggiungo due gocce di turchese.
faccio una panoramica delle varie prove, così vedete come effettivamente possono variare usando colori e stencil. Questi campioni non li butto, ovviamente, sono tutti campioni che posso utilizzare o prendendo dei pezzi e usandoli nei vari lavori che vado a fare, oppure tagliandoli e creando dei mini book.